Chiara Icarda mi è piaciuto, mi è piaciuto come ingresso, ingresso un po' più spagnolo, ci sta, un po' più spagnolo. Ci sta, ci sta. Allora, ben ritrovati, siamo sempre live chiaramente per seguire tutti gli incontri. Ciao anche ad Alessandro Budel. Ciao Chiara, buongiorno a tutti. Allora, quella che commenteremo è un match di Coppa Italia, quindi ci stacchiamo un attimo dal tabellone di Champions League e abbiamo visto prima questa coppia Isco Spolli perdere da Totti Candelà, chiaramente Totti Candelà nettamente superiori in quel match, quindi Totti Candelà in semifinale per quanto riguarda il tabellone di Champions League, intanto qua però si gioca la Coppa Italia. Vedremo. Curioso anche, no? Sì. Vedere Manfredini Brighi. Ecco Ale, noi prima dicevamo non ci sono mancini, vedi? No. Ce lo siamo chiamati. Ce lo siamo chiamati, ce lo siamo chiamati, quindi abbiamo il primo mancino anche da commentare, da capire come si può muovere. Sicuramente avvantaggiato il mancino, visto che comunque sono pochi. Mi sembra già una partita livellata da questi primi scambi. Sì, esattamente. Forse anche quello superiore, no? Isco e Spolli. Sì, forse sì. Anche perché sai, dopo che comunque hai giocato ad un livello nettamente superiore come nel match contro Totti e Candelà, chiaramente poi ti viene anche ad alzare il livello. Certo. Perché comunque quando giochi con avversari più forti... No, poi c'è da dire che una coppia comunque era nel girone di Champions, Isco e Spolli, l'altra concorrente nel girone di Europa League. Manfredini Brighi, una coppia che affiatata, giocano da... Se non ho mai giocato con nessuno dei due. Quindi non so da quanto giocano, non ho veramente idea. E intanto qua arriva una stop volley da parte di Isco. Loro che sono argentini, no? Quindi sì. Che il padel potrebbero averlo un po' nel sangue. Adesso hai visto, sono ancora spostati, però prima Spolli era a destra, adesso è tornato sì. A sinistra. Sono cambiati un'altra volta. Ecco qua, poi quando sei a reti, se non sei molto bravo... La manualità, se riuscite a tenere la palla bassa, è sempre in difficoltà. Vediamo se con Spolli a sinistra forse si trovano meglio. Un attimo di indecisione anche. Momento Manfredini, però questo è più di Brighi secondo me, questa palla, perché dalla sua parte... La difficoltà sì. Poi tra secondo destro e mancino, appunto queste palle in bimbo, è proprio no? Quello, perché tutti e due chiaramente vanno a colpire col dritto, sì, quindi diventa, e lì ci deve essere l'intesa anche della coppia nel capire comunque quando uno piuttosto che l'altro deve colpire la palla. Questa è la classica palla che cerchi di fare il pallonetto, però rimani qua colpito indietreggiando, quindi una situazione un po'... Quelle che abbiamo commentato anche prima, no? Ovviamente con Candelà e Totti l'ha sempre fatta, forse lo stesso ancora Isco, è riuscito ancora a tirarla sul vetro. Spolli comunque difende bene, eh? È bravo anche coi vetri. Sì. E qua ha aspettato un po' Manfredini. Una rete, una a fondo, vediamo come si difende. Ecco perché anche Manfredini rimane in una via di mezzo. E quindi secondo me questa è la difficoltà maggiore che ha avuto in questa palla. Grande recupero qua, eh? Sì, ottimo recupero. Ah, poi ha sbagliato quasi la palla più semplice dopo aver sì, preso comunque... Vero. Forse è saltato in anticipo qua. Sì. Ha mosso la racchetta prima. Quella è una palla difficile perché ti trovi anche in una posizione di campo che non è ben definita. Colpisci andando indietro, quindi poi non sai se andare a recuperare sì. Comunque il campo o se rimanere indietro. Secondo me così giocano meglio, anche con Isco a destra e Spolli a sinistra. Sì, forse... Sfrutta anche di più la sua altezza, secondo me, Spolli. Sì,
quindi più decisivo, sì, anche quando deve chiudere il punto. Intanto il punteggio è 3-0 per Izco e Spolli, 30-15 nel game, sì, superiori. Anche tecnicamente. Il momento Manfredini è quello che si lamenta di più. Ho visto molto self-control comunque in queste partite. Soprattutto self-control di non ho ancora detto nulla, accetta qualsiasi incazzatura del compagno, davvero grande. Qua intanto se ne esce con questa... Quasi come Piero di Manfredini. Vole. Poi Brighi è rimasto un po' spiazzato, è diventato un colpo d'attacco poi per Rizzo. Sì. Decisamente meglio con Izco a destra e Spolli a sinistra. Ah. E questo è un erroraccio, sì. Qua quando ti fai ingolosire e vuoi spaccare tutto, vuoi spaccare la palla in realtà e ti parte dritta per dritta. Forse è il colpo che si sbaglia di più, soprattutto da chi viene magari dal tennis piuttosto che... Lo vedo un po' provato Manfredini dal punto di vista fisico anche. C'è anche Ceccarelli, sta prendendo in giro Manfredini perché è cotto. È cotto. Caldo. Diciamo il sangue non gli sta arrivando al cervello. No. E comunque fa caldo. Sì, lo ripetiamo, è vero, per chi ci segue chiaramente non può sapere la temperatura che c'è, ma vi diciamo che noi a commentare sentiamo molto, cioè... Stiamo sudando. E intanto qua, 4-0, eh sì, il punteggio. E a far vedere anche un po' i livelli, no? Sì. Candelà ha vinto facile, quindi non è proprio una coppia da buttare. No, Spolli, infatti... Secondo me hanno ampi margini, Com'è una coppia che può diventare forte? Sì, come dicevamo, non giocano da tanto insieme, quindi ovviamente... Giocano anche relativamente da poco a padel. E quindi hanno tanto margine di miglioramento. E poi forse dovrebbero a questo punto poi continuare con questo schema, cioè Izco a destra, senza andare poi chiaramente a cambiarlo ogni volta. E qua intanto si fa trovare, bravo, pronto. Sì. Perché bello poi quando sei a rete la palla non riesce a tenerla bassa, va in difficoltà, no? Devi comunque cercare di tenerla bassa e giocarla sui piedi. Qua la volley è diventata troppo facile poi per Spolli. Vediamo Manfredini se riesce a rimanere attaccato. Qui mancava forse un passo in avanti, sì, quella palla lì. Più avanti deve essere in questo caso Izco. Molto, sì, bravo però Brighi è stato. Sì, Brighi sta provando comunque a rianimare lo stesso Manfredini, anche dal punto di vista psicologico. Ma anche Brighi, si può sbagliare però. Qua Fortunato rimane in campo, vediamo. Ancora Brighi su Izco e qua arriva l'errore. Qua ha giocato bene, da molto parte bravo di Spolli, sì. Poteva forse gestirla un po' meglio quella palla lì, però è stato bravo Brighi. Questa bravo. È la classica palla. Quando vai avanti te la mettono lì piano. Sì. Giocata bene anche dal punto di vista tattico, quindi senza... Palla intelligente. Senza forzarla, sì. Rimasta in campo, andiamo Manfredini verso la rete, anche in questo caso non sono molto uniti, cioè uno rimane a rete e l'altro rimane a fondo, Manfredini e Brighi, adesso Brighi sceglie di andare a rete, peccato, va, sì, preso peccato. Comunque questa palla, si gira, punteggio di 5-0 per la coppia tutta argentina. Così di un livello basso, no? Brighi e Manfredini. È vero che Izco e Spolli sono più forse pronti, più bravi anche nel chiudere i punti. Ecco, forse proprio quella è la differenza, cioè a parità nello scambio, poi sono più decisivi nella chiusura. A chiudere, mentre invece spesso arriva l'errore dall'altra parte, no? L'errore magari esce una palla troppo alta, no? Dalla
parete, anche se Manfredini non è una palla lavorata, una palla che rimane bassa. Prima valorizzavamo quella di Totti che rimane sempre bassa, secondo me quella di Manfredini è una palla che rimane troppo alta. Vediamo se col servizio può dare fastidio, dicevamo, essendo Mancino potrebbe utilizzare un taglio che può mettere in difficoltà gli avversari. Bello scambio qua intanto. Sceglie ancora di farla rimbalzare Izco. Fuori, e bravo, finisce bella fuori. Palla qua di Brighi. Vero. Perché bassa, era bassa, lungolinea. Tagliata, lungolinea. Lo dicevamo, un set a 9, vero? Adesso il punteggio è tanto differente. Però comunque a volte basta un break poi per riprendere la partita. E qua arriva un grande smash da parte di Manfredini, quindi tiene il servizio 5-1. Cospalli forse ha sbagliato a stare, andare di qua, no? La zona di Izco, poteva stare dritto per dritto, sarebbe arrivato comunque su questa palla. Ah, peccato, perché qua poteva gestirla meglio questa volée. Lo stesso sì. Brighi un passo avanti, aveva recuperato anche una bella palla in difesa. L'ha voluta chiudere a tutti i costi. L'ha voluta chiudere a tutti i costi, doveva aspettare. Giusto qua, giocare il pallonetto, che parlando anche con diversi coach spagnoli mi spiegavano come spesso in Italia si pensa che il pallonetto sia giusto farlo quando si è in difficoltà. In realtà il pallonetto, quando hai la palla più facile, è lì che devi andare a colpirlo, che un po' mi ha stupito a me questa cosa, perché infatti mi segni qualcosa di nuovo. Sì, mi dicevano questi coach spagnoli che comunque in Spagna si tende a insegnare questo, cioè andare a giocare il pallonetto, sì. Perché forse hai più manualità. Hai più manualità. Più modi di gestirlo. Sì. Perché comunque fare tu comunque il pallonetto con una palla forte o comunque di difesa magari faciliti per l'avversario. Tanto qua si discute sul punteggio. Manfredini ne ha detto due, noi li abbiamo fatti. E questo potrebbe essere un game che può riaprire la partita se Manfredini. E qua però arriva un erroraccio da parte di Brighi. Spoglia il servizio, vediamo. Sbaglia la risposta qua Manfredini, forse pensava fosse fuori, si era fermato però. Spoglia e Izco. Niente, non si ripete il punto. E quindi e qua bravo Izco a vedere dove si trovava Manfredini, in una posizione comunque difficile, giusto a quel punto lì giocargli addosso. È stato bravo. E lì o hai una reazione, una reattività pazzesca o se no. Però mentre corri, girare la mano, andare in controtempo non è facile, infatti ci ha provato ma comunque la palla è uscita. Quindi si gira sul 6-1 per Izco e Spolli. Non si è ancora calmato Manfredini sta cercando. Vediamo se Brighi riesce a tenere questo turno di servizio a Manfredini. Ecco, questa da Mancino potrebbe essere una palla che potrebbe fare la differenza, quello smash lì. È sempre lì, secondo me da metà campo non sono bravissimi. Anche Manfredini, la palla è sempre troppo alta, invece i Spoli giocano meglio. È vero, sì. Non riescono mai a chiudere lo scambio. Poi chiaramente poi qua arrivano anche gli errori un po' gratuiti, magari dovuti anche al punteggio, al fatto che comunque ti trovi 6-1. Ci stanno. E
E qua sceglie ottima soluzione, perché da quella posizione arrivava in corsa, poteva giocare sicuramente una volée veloce o per tentare di fare il punto in maniera più aggressiva, invece ha ragionato, ha giocato questa volée più lenta e alla fine ha portato a casa il punto. La stessa cosa. Scambio tutti a rete, grande recupero di Manfredini, vediamo se ci arriva ancora, grande punto, vediamo se la chiude. Bravo, questa ottima, si fa trovare pronto però. Vediamo, grande scambio, coppia argentina rete, rimane dentro il pallonetto, oh, peccato questa palla da parte di... per ricordare l'infortunio di Alessandro. Alessandro, tornerai quando? A breve. Devo dire che sto soffrendo. Stai soffrendo a vedere tutti loro giocare, commentare. Quando qua tutti si divertono. Esatto. Il tuo compagno Nicola Moruso si è dovuto trovare un sostituto. Ottimo, perché ottimo sostituto, benissimo. Sì. Simone, veramente bene. Secondo me daranno filo da torcere a tutti. È vero, è vero. Anche perché l'esperienza di Nicola stesso può aiutare, certo, Simone a gestire anche alcuni momenti. E già nella pareggio di prima comunque stava rischiando di perdere. Comunque l'ha recuperata al tie break, quindi vuol dire non mollano mai. Ottima, vediamo Manfredini come gestisce lo smash. Non era sbagliata l'idea di giocarla lenta, però ci arriva e bravo, qua realizza il per 4. Bravissimo Spolli. Sì. Quasi come Manfredini si lamenta con Brighi, ma Brighi non voleva comunque tirare dalla parte di Spolli, voleva tenerla tirarla dalla parte opposta. Ecco, Spolli per l'altezza che ha potrebbe provare a realizzare più per 4, sì, più per 3. Assolutamente, che comunque sembra quando... anche un buon braccio, quindi può anche spingere secondo me la, sì, palla. Aia, fuori. Qua finisce fuori invece. Il rischio questo è quando la vuoi lavorare, parte alta, che questo, sì, è un po' che nel tennis non c'è. Non esiste, vero? E infatti spesso per chi viene dal tennis questi sono gli errori, anche sullo smash a volte, che uno pensa possa essere il colpo più semplice dentro il campo da padel, in realtà è quello più difficile. Difficile perché scappa che ti parte alta e ti parte dritta per dritta, che riesci a tenerla bassa. Cosa che fa molto bene Totti invece in quel colpo. Lo dicevamo, Totti riesce sempre a tenere bassa la palla e quindi poi è difficile per l'avversario riuscire ad alzarla. Comunque devo dire che questa coppia argentina può giocare bene. Arriva qua un errore. È una palla anche facile, no? Forse la più facile. Bravo Manfredini qua a difendere, sì, questa palla, tirarla di là. Bravo. Bella, bravo, questa, bravo, soluzione con il rovescio Manfredini. Un passante pazzesco. Sì. Sembrava avesse toccato anche lui. Sembrava avesse sfiorato, invece è tutto buono. Sì, davvero un grande palla. Sì. Comunque Manfredini dal punto di vista tecnico è un ottimo giocatore, cioè. Sì, 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 sì. Forse dicevamo deve migliorare la chiusura di determinati punti. È troppo facile per l'avversario, no? Se trovi anche quello sveglio bravo, ti va sul rimbalzo come ha fatto spesso volentieri anche Spolli e riesce a chiudere poi lui. Deve sfruttare anche di più il fatto di essere mancino, deve lavorare secondo me tanto sul servizio, perché essendo mancino puoi avere quella carta in più, quella traiettoria, sì, soprattutto con il servizio. Qualcuno è meno abituato a rispondere a un mancino. Manfredini intanto che si lamenta con il povero Brighi che rimane sempre calmo, non ha ancora detto una parola. Rimane impassibile, si prende non dice le... nulla. Vediamo, con Manfredini al servizio.
Bravo. Sì. Soluzione. E questa la fa bene, eh? Anche Manfredini l'ha fatta molto bene. Sullo stesso angolo, dalla stessa parte. ...15-0. Tanto vi ricordo anche il punteggio, 7-2 per la coppia argentina Spolli-Isco, 15-0 nel game. Ecco, questo... Bravo qua, sì. Comunque fare il pallonetto, non è facile questo pallonetto da così vicino. No, non è facile perché poi fondamentalmente l'avversario a quel punto lì, in quella posizione, deve per forza fare lo smash. Sì. E quindi ti trovi in una posizione come è stato, infatti. Bella questa, molto bravo, questa sì. Drop shot da parte di... C'era arrivato anche bene Spogli, eh? Sì, era partito. 30-15, vediamo se Manfredini tiene il servizio per rimanere attaccato nel match. Qua non chiude, va Spolli, ancora Spolli, è ottima questa chiusura, bravo. Era partito infatti aggressivo, reattivo, ed è stato giusto qua spostarsi, sì, dalla parte di Isco, perché col dritto... Si lamenta, però Brighi non ci può fare nulla, no? No. Sperare che la gratta gioca a suo favore, invece non li ha giocato a suo favore, ha giocato a favore, sì, di Spolli. E forse quello che poteva fare meglio Brighi nella volée, provare a chiuderla, però un po' più bassa anche. Sì, tenerla un po' più bassa. Però tu da tennista sai bene che la volée è un colpo ostico. È un colpo ostico, non è facile, no. Farla bene. Forse in quello un ex tennista aiuta, eh? No? In quello sì, infatti, padre, no? Sì, infatti secondo me la più grande distanza, diciamo, tra il tennis e il padel è nello smash, perché la volée comunque tendi anche nel tennis a cercare di realizzarla stretta, con traiettorie che comunque non si alzano, e anche, forse la tipologia più o meno e anche verso magari il diagonale, come qua puoi fare. Nello smash invece cambia completamente tutto, cioè se tu realizzi lo smash che realizzi sul campo da tennis, il campo da padel va diretto nella grata, o comunque esce quella classica palla che rimbalza perfetta nella sponda, certo, che di conseguenza poi l'avversario... Poi anche lo smash nel tennis, più forte lo fai, magari un pelo angolato, la palla comunque va via. È vero. Cosa che invece non succede nel padel. No, più per assurdo, a volte più giochi forte, piatto, più, a meno che non vai a realizzare un per 4, un per 3, che allora la palla esce proprio dal campo. È tipo adesso qua Spolli, secondo me, doveva fare il per 4. Sì, ci è andato vicino, così rimane in campo e rischi come questa scelta da rivedere. Aspettato troppo la palla. Giusto il pallonetto, la segue avanti. Qua forse poteva andare anche Spolli col dritto. E questa è un altro errore anche di lettura, perché sì, lì voleva tagliarla, giocarla forte, ma da quella posizione. Ah, il brutto errore qua, sì, di Spolli. Qua sono arrivati 2-3 errori di distrazione, di errori gratuiti da parte della coppia, quelli che poi fanno la differenza quando giochi con avversari dello stesso livello, perché magari in questo caso ci sta, puoi sbagliare anche determinate palle. È chiaro che se hai un avversario come te o più forte, li paghi tutti, perché comunque qua è chi la butta più di là, no? Sì. Abbiamo notato anche la partita prima, che è arrivata al tiebreak con Amoruso, Pesce, Marchegiani di Cagno, lì i punti duravano 3-4 minuti. Questa è una palla, sì, veramente ostica, perché è lenta, quindi quando rimbalza sulla gratta, sulla sponda, fondamentalmente non riesci poi più a tirarla. Però su. Oggi è la seconda volta che cerca una palla, con rovescio da tirare addosso, no, al vetro, però è una palla difficile, forse devi andare a prendere col dritto. Col dritto, sì, 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 col dritto. L'ho notato anch'io. Intanto dai, si tengono vivi Manfredini e Brighi, al servizio Brighi. Con seconda di servizio che segue, quindi va a rete. Manfredini qua sceglie di farla rimbalzare. Questa grande recupero, perché era veramente bassa questa palla a parte di Brighi, che si porta in avanti.
Ah, questo è un errore che si può evitare. Sì, si può evitare perché avevi il tempo per comunque... Era giusto dal punto di vista tattico realizzare quella palla a rimbalzo tagliata veloce verso il centro. Cose più facili, no? Sì, è vero. Secondo me gioca bene, è anche bravo anche proprio tatticamente, però a volte le palle più facili le sta sbagliando. Qua ha forzato Manfredini, sì. Poteva anche lui fare una scelta diversa. Sì, quando scegli di far rimbalzare la palla sul vetro devi poi essere tanto reattivo anche con le gambe. Più vicino alla palla. Più vicino alla palla, con il piegamento, perché sennò... E Brighi fa fatica un po' nella volley di rovescio, no? C'è la racchetta che cerca, non cerca il taglio, la va. Sì, fondamentalmente quasi a coprire, un Brighi, no? Un po' troppo. Migliore dal punto di vista della difesa, quindi difesa buona, cioè la può chiaramente lavorare, ma buona, manca più la finalizzazione. Sì. Poi tecnicamente me lo puoi insegnare tu a me, anche il colpo come deve essere fatto. Però secondo me sembra che la copre troppo la palla. Pallonetto, e qua arriva un altro errore. Questi sono errori che spesso fa lo stesso Spolli, cioè quando ha quella palla lì, ecco lì secondo me per la sua altezza, per le sue qualità deve realizzare uno smash più forte, sì, non sempre cercare il colpo magari tagliato, ben posizionato tattico, ma ogni tanto spingerla anche quando chiaramente quando deve, come in quel può. Caso lì, esatto, quando puoi realizzare comunque. ...7-4 intanto il punteggio per Izco Spolli. E vedi come in un primo momento, quando hanno girato 6-1, no, la partita sembrava, sì, completamente sembrava 7-4. Se tu riesci a breccare questo game... Però il padel si capovolge facilmente. Sì. I risultati veramente cambiano in un attimo. Vediamo qua. Manfredini ancora... Potevano tirarle addosso forse Manfredini. Questa palla però è una grande palla perché si è fermata. Forse da quella posizione Lizco poteva prenderla, Spolli poteva non farla rimbalzare, sì, ma andare di, prima, perché è una palla molto lenta, quindi si è fermata completamente. Anche quella è una difficoltà, no? Nel leggere bene le palle che ti arrivano dall'altra parte, perché a volte magari sbagli, no, a capire la traiettoria, a capire cosa devi fare. Poi va in difficoltà. Anche sì. Manfredini non va tanto in avanti, no? Lo stesso Manfredini e Brighi rimangono sempre dietro quando mettono delle palle. Sì, e anche loro sono un pochino scollegati, nel senso che spesso uno rimane a rete, guarda qua, sì, come lo adesso. Dimostra adesso, e l'altro sta a fondo, e questo nel padel fa tanto. La coesione della coppia è un elemento fondamentale. Bravo, qua si fa trovare pronto, non era semplice perché era forte. No. Qua vediamo, qua la deve chiudere, bravo. E invece rimane tutto in campo, grande punto comunque, vediamo con lo smash, ci sta, è grande, bravo. Grande Manfredini, sì, ha letto bene bene lo scambio. Abbiamo detto insieme anche perché era veramente stato molto bravo Manfredini, anche perché l'ha messa lenta questa palla. Sì. Salito di livello, primi game era fermo con le gambe anche fisicamente, adesso si sta muovendo di più. Vero. Questa è la chiusura, no? Una palla un po' più difficile da difendere. Qui è ora che deve tenere la concentrazione. Qua. Ecco, quella palla lì forse la devi chiudere. Eh sì. O comunque non mettere una palla così alta, no? Devi mettere comunque in difficoltà l'avversario, vedi che poi sì. Comunque usciti. Perché ribalti palla. Poi il punto qua però. Che a volte le palle più facili poi ti causano un problema in più se non sai chiuderle bene. E proprio quello, anche la difficoltà, vero? Izco però l'ha gestita bene, eh? Una volée ben piazzata, qua arriva l'errore da parte di Brighi, errore però forzato, errore che di fatto porta alla vittoria della coppia argentina Spolli-Izco.